da distanza la partenza, c'è l'errore di qualche concorrente, i più veloci sono il 2 ed il 3, Martina Gual e Memory Games. Martina Gual scende in corda, Memory non trova posizione perché è stato sveltissimo Di Nardo a infilare in seconda posizione il suo allievo, il numero 4 di Moriera, e la sua allieva Moriera S, 15 a partire, Enrico Bellei con la favorita al comando, seguito da Di Nardo con Moriera S e poi gli altri già in doppia fila, 400 metri in 36, lontani comunque dal gruppo, l'1 e il 7, Monarca Jet e Madrasso. L'andatura non è eccezionale, si ricongiungono anche gli ultimi due, cavalli in doppia fila, 600 metri in 46 e 5, normalissimo. Vediamo che Bellei si gira, dice qualche cosa a Martinelli che è restato all'esterno, intanto il giro se n'è andato in 1-2-5, non accenna ad aumentare l'andatura, siamo ormai a metà della seconda curva, si è trattato finora di una marcia di trasferimento praticamente, e il chilometro 18,8, niente di eccezionale, naturalmente adesso qualcuno deve muoversi, lo fa adesso Melania SF con Pippi dell'Annunziata che va a tassare il corso alla Battistrada. Bellei e dell'Annunziata le prese primo e secondo nella classifica nazionale, Bellei sembra comunque molto sicuro, tiene la cavalla sulle braccia mentre finisce a tabellone Mandragola, retta ad arrivo, l'affronta nettamente al comando Martina Gual che ha la forza ancora di allungare e va a vincere facilissimamente, e al secondo posto è Di Nardo, secondo 4, terzo il